L'Italia è sempre rimasta in qualche modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie, insomma. Ecco, ma c'è perché? Uno poi alla fine si chiede per che cosa è che ci rende così diversi. Secondo me c'è un fiume carsico che spesso, per lunghe fasi, scorre sottoterra, ma c'è sempre, scorre sottoterra, ma poi viene fuori, da prima ancora dell'unità d'Italia, viene fuori, e in qualche modo c'è sempre stato, insomma, non, è un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il Regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando La lingua corrente era parlava il francese. francese, quindi allora è stato conquistato. Lo Stato, gli italiani l'hanno detestato.